Ciao ragazzi, video inconsueto che inizia dalla macchina, ma sono fermo, giuro, e sto andando a Milano ad incontrare una persona squisita, non da mangiare, ma è squisita lo stesso. E tra poco capirete di chi sto parlando, non ve lo voglio spoilerare, ma adesso godiamoci un bel road trip, andiamo verso Milano, che ci sarà un bel evento stasera. Che bello, finalmente una nuova esperienza, però questa volta, ahimè, sarò da solo, quindi dovrete beccarvi questo genere di riprese, purtroppo. Ma via con un po' di musica in stile road trip, dove faremo una bella carrellata di cose che si vedono. Verso quella che è Cascina Merlata. Non procedo da nessuna parte, decido io dove andare, la macchina è mia, tu non sei il mio padrone. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride. And I'm so busy. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading my signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. Staring in the blank page before you. Open up the dirty window. Let the sun illuminate the words that you cannot find. E infine, tra mille peripezie, sono arrivato. Questa mi serve di più per ricordarmi dove ho parcheggiato. È P1 Q4 Ovest. Ma che bello, si accende perché sono passato io. Comunque, Bloom di Cascina Merlata. Perché qui? Mo ve lo dico, stai calmo un attimo. Non è che ti posso proprio dire tutto tutto subito, se no tu il video non te lo guardi e non ha senso. Tra l'altro, io adesso ora mi rendo conto che sono alla parte ovest e mi hanno detto che dovevo andare alla parte est, quindi vabbè, ci giriamo tanto, in realtà sono anche in anticipo di tipo un'ora e mezza. Facciamoci un giro per il supermercato. Si stanno scialando. Io devo andare all'ala est, cioè dalla parte del cinema. Perché? Perché staremo andando a vedere un film? Cos'è quella roba là? Il bubble tea dei Pokémon. Posso mai non prendere il bubble tea dei Pokémon? Allora, prima di tutto voglio cercare un bagno perché me la sto facendo. Aspetta, ma Old Wild West? Aspetta, ma noi ci eravamo dati appuntamento all'Old Wild, anche per mangiare all'Old Wild West. Il che significa che forse sono dalla parte giusta, però dopo dobbiamo andare. Ma che me ne. Oh, il bagno. Ho capito, ragazzi, ma pure qui dovete venire. Un attimo, adesso esco e continuiamo il giro. Ho preso il Deplian del Bubble Tea dei Pokémon. Perché, vabbè, costano 5,50 euro, ma sono stupendi. C'è tipo quello di Squirtle che è latte, cioccolato bianco con perle di vaniglia. Come faccio a non prenderlo? Però ora mi sto andando un attimo a guardare in giro perché qua pare una roba. Io dovevo arrivare puntuale, mannaggia a tutto, perché adesso spenderò l'ira di Dio in sto posto. Mi sono lasciato convincere. Adesso aspetto che inizino ad arrivare le persone. Ecco i primi cavalieri e madamigelle. Questi sono gli spassi secondari di una doppiatrice che non vuole far sapere. Non riprendere! E attenta, devi fare una persona seria? No! E poi? Cosa fai te? Mi nascondo dai paparazzi! Aspetta che Si dice rimetto ai di perché arrivano te. i VIP. Mi nascondo dai paparazzi! E il bello è che fino a dopo aver detto basta hanno fatto altri 7-8 passi comunque. Avviciniamoci allora, con calma, perché se lei si offende poi attacca, è un casino. Buonasera a tutti! Ciao! Buonasera! Nel momento in cui ci stiamo confrontando. Sì, è quanta roba! Ma c'è un motivo! Beh, il motivo sì, lo dice lei, la Yolanda. Allora, Elisa Giorgio in realtà è una mentirosa. Lei aveva detto l'outfit della serata sarebbe stato rosa un po' osé. E invece lei è arrivata castigata e io... No, castigata il cazzo. E io metti rosé. Il cazzo. Ah, posso dire le parolacce? Allora aveva detto rosa e troia e invece lei è venuta suora. Io credo che questa sia solo parte del gruppo. La situazione è già surreale. Ma va bene così. Quello che dice lei. Ognuno pensi a sé. Oddio, si vede tutto! Oh cazzo! Si vede che tutto! Che bello! Sono veramente fuori di testa tutti quanti.
Però era veramente tutto calmo prima che arrivasse Elisa, è quello il fatto. Ma tu che sei bravo col cibo, in realtà non è vero e non avete ancora visto niente. Ma voi il risultato l'avete capito quindi? Di rispetto a? A cosa si mangia? Allora, sicuramente mangeremo. Dopodiché si fa. Il vero quesito è mangeremo. Ma che poi è molto buono tra l'altro, è saporito. Per non parlare del condimento che viene messo. E lì arrivi all'apoteosi. Alla fine, per quanto mi riguarda, io mi sono fatto convincere da Poldo, da questo panino, che è il cotoletto molto bene, mentre invece loro hanno preso tutto da Akira. Ho sentito che hanno preso qualche onigiri, ho sentito che hanno preso qualche takoyaki, però avevo proprio voglia di pollo e hamburger ignorante. Itadakimasu! Sono un pochino sbagliato io rispetto a tutti loro. Vi giuro che era molto molto più piccolo dalla foto che c'era lì. Anch'io voglio fare quella che mangio nei tuoi video. Puoi venire con me qualche volta? Beh, sì. Così? Così? Mi sta bene? Molto bene. Ah dai, carino. Allora, si deve recuperare un po' di questi cosi qua, che credo sia zenzero, giusto? Il coso rosso e lo zenzero. Lo zenzero. Beige, quello che è katsuobushi. Poi, è katsuobushi. Dopo aver preso un po' di... Dopo che voi avrete preso del katsuobushi, prendete anche il takoyaki, che come vedete è piccolissimo. Cosa faccio, in un colpo solo o come una dolce donnina, un pezzettino? Quello che ti rappresenta di più. Che domande. Io l'ho mangiato a Osaka, ma devo dire che anche quelli che fanno in Italia sono molto simili. Ora mi uccideranno quelli che sono stati in Giappone, ma vabbè. No, fumavi, me lo ricordo bene. Non fumo più. Nei sobborghi di Los Angeles, non tu fumavi non solo sigarette, fumavi proprio della roba. Io me lo ricordo perché io te la davo, lurido ipocrita. E lo dico qua davanti a tutti, davanti a tutti! Mi piace tantissimo. Ho capito io. In balia di... Ehi Paolino, lo vuoi il takoyaki? Sto prendendo un attacco. In realtà, bravo. Devo fare come il mio caro maritino che si amalgama nella folla e quindi ho imparato l'arte del travestimento, non so parlare, ho imparato l'arte del travestimento da Lloyd e mi vesto come mia figlia. Ottima idea, no? Sono irriconoscibile e nessuno sa chi sono e sono molto felice. Come mi hai chiamato? Come mi hai chiamato? Yor. Posso farti mangiare la tua ultima cazzo di patatina? Sembri una reporter. Buongiorno, salve. Che cosa ci dice di che cazzo ne so? Di questa serata al cinema, che cosa ci... che Elisa Giorgio è una, si può dire cretina in queste cose? Niente, non vedo l'ora di vedere questo film e sì. Chissà cosa succede, perché io non so veramente niente. No, ma anch'io, nel senso, io ho visto le mie scene, perciò io... La gente mi dice di cosa parla, non lo so. Ma questa cosa è un po' interessante, possiamo dirla, che non vi fanno doppiare a schermo nero, giusto? Ci fanno doppiare le nostre scene. Però vedete tutto, non è come... Io so che ci sono alcune produzioni che ti oscurano tutto e c'è solo il labiale. No, qua abbiamo visto tutto. Ok, abbiamo visto le vostre scene. A volte non si vede niente. Però tutto senza censure. Visto. Oppure ancora più bello, a volte si vede proprio il logo tipo della produzione sulle bocche, quindi non vede niente. No, come in questo caso si vedeva tutto. E non so, doppi il logo che c'è sopra la bocca. Ripiegando qualche divinità oscura, che vada tutto bene. Però insomma, di solito... Lo vedremo stasera se è andato tutto bene. Però qua posso dire, scrivete più scene, perché io in questo film ho fatto un po'. Quindi non so veramente niente, perché... Fatto poco, Elisa. No, io propongo, infatti, i sceneggiatori facciamo che facciano il secondo film, è tutto su Yuri. Spy Family, Yuri Brian. Spin-off. Che cazzo vogliamo? Spy Family Code Yuri. Sì, Spy Elisa Family Spin-off. Esatto, Spin-off. Oh my God, ragazzi. Andiamo, allora ci dirigiamo verso la sala. Bello come Ellie mi abbia, praticamente si è appropriata di questo video, ormai è tuo. Ce l'hai un canale. Sì, io soprattutto è questo il mio. Io voglio questo, forever and ever. Aspetta che guardo se non mi fregano la borsa. Sì, penso che farò tutta la serata con questo coso. Mi mancava giusto il pennello. Dunque, sono stato in balia di tante cose, in realtà...
preso da tante emozioni e non vi ho spiegato quindi alla fine che cosa faccio. Sono venuto a incontrare appunto, grazie ad Elisa Giorgio che ha prestato la voce a Yor di Spy Family, il cast doppiatore di Spy Family, o il cast doppiatore, il cast di Spy Family. Tramite loro adesso faremo una serata privata al cinema, molto carino, in una sala di questo cinema di Milano. Commenteremo con i doppiatori, ci saranno cosplayer, ci sono fotografi, ci sono io come videomaker e sono molto contento di questa esperienza. Della opening, sì. Giusto? Quella di Yuasa. È stupenda! Veramente bella! Ragazzi, Spy Family al 3! 1, 2, 3! Spy Family! Italia! Vai! Ah, tutto questo? Sì, sì, è qua. Con gli occhiali da sole. Microfono? Ovviamente, certo. Uno, perché non devo vedere un cazzo. Ok, ragazzi. Vengo? Sì. Che dobbiamo fare? Microfono. Prova. Attenzione! Non si sente un cazzo! Cri! Quando vuoi ci siamo, eh! Ci siamo, Cri! Cosa? Quando vuoi ci siamo per prova, il tuo, per ma non mi sente nessuno! Dobbiamo fare un video per Anime Click. Ah, con lui? Sì, non c'è un... No, no, allora certo. Cosa mi serve? Senza rumore, tutto bene. Vuoi che ti do la mia macchina, fai con la mia presa e poi ti mando la clip? Sì, come si vede? Mi fai vedere come si vede, per favore. Allora, settatemi tutto quanto, che comincia il film! Io sono Lina Ricci. Uè, uè, yo! Io sono io, ammazzo tutto quanto. Non capì. Questa Abruzzese cioè però. Arrosticini, mangiati gli arrosticini perché sennò ti faccio respirare l'ultimo respiro. Con gli spiedi è brava. Con gli spiedi sono brava perché gli picco uno da una parte e uno dall'altra e poi me lo magno. Amore, no, ma gli arrosticini sono buoni, Ania. Te li faccio stasera per cena con le persone che sono venute nella sala privata a vedere Spy Family. Benvenuti al ristorante Macerie Elegante. Ciao, scusa, mi tradisci? Allora, i piatti sono di vostro gradimento? No. Sì. Ti sei ripresa? Mamma è un'ubriacona. Non intendo rimangiarmi la tua adesso. Sentito che mono nota? Tutto il tempo. Sono mollata la mano, me la stavi tipo distruggendo. In preda all'ansia ho preso la mano della palla vicino. Gli ho fatto crack. E lei tra l'altro. Stringimi forte. Ora prendi popcorn. Ha urlato tanto. Ha fatto la cacca alla fine. Siamo molto felici. Per la sua attività intestinale. No, io avrei voluto vederla, io avrei voluto essere lì. Ma veramente, durante il film dicevo, sto pensando a te mentre lo fai, mentre la doppi, e lei no, no, lascia stare, no, no, no. Era partita in realtà tra noi del cast e veramente siamo contenti di questa presenza e anche del calore che avete portato e di essere rimasti per 2 ore, perché alla fine il film dura tantissimo. Quindi davvero grazie a tutti voi per aver visto il film. E speriamo che vi sia piaciuto anche. Dove
dove dobbiamo guardare. No, esatto. Io ho guardato dritto. Io guardo a caso. Ovunque. Perché? Mi potete fare questa foto? Basta con ste tette! Non c'è nessuno che fa la foto! Ma Granato ha pagato doppio oggi! Davide! Vai, sa? Non riesco a metterlo. No, perché non glielo voglio perdere, per quello. Lui tra l'altro sta ridendo tantissimo. C'è una c'è una molla. No, io non te lo voglio perdere. Basta, ma non sono capace di metterlo. C'è una molla. C'è una molla. C'è una molla. Tu e il tuo cazzo di microfono. Hai mai steso i panni? C'è una molletta. Posso? No, ma che cazzo. Guarda che se fra 9 mesi sono incinta, vengo a cercarti. Simo, la smetti di muovermi il braccio! Oh, comunque favoloso, io devo assolutamente ringraziare Elisa Giorgio, è stato un bel viaggio, è stata una bella esperienza, ha organizzato tutto lei. Dovevamo partire in 5, ci siamo ritrovati in 51, abbiamo riempito quasi una sala perché tiene 70 persone, cosplayer, attori, doppiatori, amici, colleghi. Era iniziato tutto così, capito? Una ragazza che se vuole può e ha creato questa cosa non pensando, dicendomi all'inizio, Giuse non ti preoccupare, siamo 6, 7, massimo 8, vedi che poi viene un video slice of life e possiamo fare un po' di spezzi qua e là, invece è pazzesco quanto è riuscito a tirare su da sola. Bello, comunque 50 persone appassionate a farsi autografare, a farsi iscrivere addosso, sembrava una fiera, capito? Sembrava una fiera finita vedendoci tutti il film di Spy Family, che tra l'altro è un bellissimo film, non canon, infatti me lo chiedevo perché sembrava stesse prendendo delle pieghe per cui poi doveva andare canon, però era il classico anime proprio, sai quando fanno i film che cambiano proprio abito per farti capire, guarda non è canon, non hanno l'abito ufficiale, quindi... cambio di abito, cambio di location, proprio tutta roba esterna, però comunque riferimenti all'anime principale, a chiaramente le prime due stagioni. È stato veramente pazzesco, sono proprio contento, sono proprio felice di questo video e di questa esperienza. Io ovviamente qua sotto vi lascio gli Instagram di Eli, Giulia e Vale, così se le volete seguire, che sono diciamo le persone che conosco un po' di più, con cui ho chiacchierato un po' di più, vabbè Eli poi quella che conosco da più tempo. Perché ci siamo visti, pensate, 3 anni fa, la prima volta al Comics, a Busto Arsizio, dove ci siamo conosciuti. E poi abbiamo fatto solo più roba online, con la promessa che ci saremmo rivisti. Forse è stato bello aspettare per questo mega evento. Poi ci saranno tante riprese, tante belle cose, abbiamo fatto proprio tanto, quindi può essere veramente carino. Non vedo l'ora di rifare un'altra roba del genere. Andiamo adesso, va che è tardi. Iscriviti al canale e non perderti altri video così. If I could fall into the sky, do you think time will pass me by? 'Cause you know I walk 1,000 miles if I can just see you tonight.